Venecija, grad ljubavi, kanala, mostića i gondola, grad bogate povijesti i nekadašnje središnje moćne Mletačke republike, kojeg svakodnevno posjećuju vojske turiste cijeloga svijeta, već je 3,5 desetljeća regatom Transadriatica povezan s istarskim Novigradom. Regata je to koja povezuje dvije obale Jadrana, ali i njihove ljude. Jedno vrijeme, nažalost, nismo bili u mogućnosti ugostiti sve te jedrilice, jer Novigrad prije nije imala marinu, tako da se neko vrijeme na par godina regata ipak održavala u drugim mjestima, ali smo eto jako zadovoljni i sretni što nam se već petu godinu za redom ova regata vratila u Novigrad, tako da smo uspjeli ponovno povezati se s njima, ponovo su se obnovila prijateljstva i napravila normalno nova prijateljstva, jer ono što nas veže je dakako i ta povezanost koja je od uvijek i bila i tradicijom i običajima, a naravno i povišću kojom je Novigrad bila vezana za Veneciju. Za Novigrad je jedna velika čast da ima jednu takvu regatu koja se održava na našem teritoriju, našem moru, a ono što je jako bitno naglasiti je i to da ti gosti nama dolaze i van regate, dakle to su gosti koji vole Novigrad, koji vole naš akvatorij, koji dolaze i tokom ljetnih mjeseci, ali i tokom pred i post sezone. U sklopu regate, Novigrađani su u Veneciji predstavili svoju turističku ponudu, vrhunska vina i delicije, ali i bogat ljetni kulturno-zabavni program. Kroz sve te godine Novigrad i Venecija ostvarili su iskreno i srdačno prijateljstvo. Okupljanje drilica održano je u sugestivnom ambijentu stare vojne luke venecijanskog arsenala, izgrađenog za vrijeme Mletačke republike. Venecijanski arsenal jedno je od najvažnijih mjesta u Veneciji. Bio je i kompleks državnih brodogradilišta, oružarnica i skladište, temelj na kojemu je počivala pomorska snaga Mletačke republike. I danas je dio arsenala vojna luka, ali se koristi kao izložbeni prostor Venecijanskog bijenala i centar za očuvanje povijesnih brodova. Upravo tu su se ove godine okupile posade Tanas i Jedrilica, koji su obavljali pripreme za noćnu plovidbu do Novigrada. Quest'anno le barche iscritte sono 37, arrivano da più parti, non solo dalla Venezia, ma anche sono di Caorle, Ravenna, e sono comunque tutti equipaggi, tra equipaggi esperti e meno esperti. E la nostra regata è caratterizzata dal fatto che si parte di sera e si naviga soprattutto di notte. Quindi le emozioni della notte sono impagabili, almeno una volta bisogna provarle, perché risvegliarsi all'alba in mezzo al mare è una sensazione impagabile. Facciamo questa regata perché abbiamo voluto riportare da qualche anno alla tradizione della nostra regata l'arrivo a Novigrad, a Cittanova, perché è nata lì e quindi lì l'abbiamo voluta riportare. Siamo alla 35esima edizione, nata in solitario come una sfida tra soci, è diventata poi adesso una realtà che coinvolge più circoli della nostra gronda lagunare. Najstariji sudionik ovogodišnje regate bio je Giuliano Marchi iz Venecije, koji je sudjelovao više od 20 puta. Per me, per i miei amici dell'equipaggio, fare questa regata notturna significa rinnovare vecchie emozioni, perché ci piace molto il mare, ma ci piace molto anche la vostra terra, la vostra gente, la vostra ospitalità. Quando veniamo da voi ci sentiamo un po' a casa. Jedrilice su lagano krenule prema startu u Venecijanskoj laguni. Nakon starta u 20:30, bijela jedra uputile su se prema pučini u novu avanturu. Riječ je o noćnoj plovidbi od otprilike 60 milja, koja se međutim odvija unutar 6 nautičkih milja od obale, čime je postignuta sigurnija plovidba sudionika regate. Oni snažni i brži počeli su se odvajati. Regatu je neko vrijeme pratio povoljan vjetar, a zatim je u zoru sve stalo. Mir, bonaca. Nakon nekog vremena opet je zapuhalo. Nakon plovidbe tijekom cijele noći nazire se kopno zapadne obale Istre. Questa edizione della Transadriatica era iniziata con il vento giusto, con il vento in poppa, siamo partiti bene, abbastanza veloci, con un bel vento da sud-est che ci faceva ben sperare. Però poi dopo, quando il sole è calato e man mano che ci avvicinavamo al largo di Bibione,
doppiata la quale poi si punta direttamente a Novigrad. Ahimè, il vento è progressivamente calato fino addirittura a trovarci in una calma piatta, e lì abbiamo perso un bel po' di ore cercando, aspettando più che altro diciamo una brezza. Puntualmente è arrivata poi dopo l'alba, e da lì siamo ripartiti, e adesso ci mancano poche miglia all'arrivo a Novigrad. Na tome brodu bio i Giuseppe Nico iz Milana, državni inspektor za oceanske plovidbe, kako je rekao, šef svih inspektora za more u Italiji. Io sono molto soddisfatto di questa veleggiata regata, perché sono molto affiatato con i miei compagni, e poi non è la prima volta che navigo con loro ed è gente di esperienza, sa navigare, sa stare al posto giusto, e siamo sempre pronti ad affrontare qualunque imprevisto, anche se la giornata odierna non ne ha presentati imprevisti. Uplovljavamo u Novigrad nešto prije 14 sati. Neki su već tu, drugi će tek doći. Ricevuto. Regatu je obilježilo lijepo i toplo vrijeme. Sudjelovanje brojnih posada, od kojih su neke nastupile s izraženim sportskim ambicijama, a neke ponajprije radi druženja. Na regati je sudjelovala i jedrilica First, koja je promovirala europski projekt Friendly Beach Autism. Na brodici je bio organiziran infopunkt kako bi se promovirao ovaj europski projekt, kojem je cilj educirati turističke djelatnike za komunikaciju s obiteljima koje imaju osobe oboljele od autizma. Questo progetto è nato in Europa, è un progetto europeo che tratta l'argomento del turismo e l'autismo, e vuole promuovere in Europa un nuovo modello di turismo adatto a questo tipo di persone con bisogni speciali. Questo progetto coinvolge anche altri partner europei, che sono la Spagna, che sono l'Inghilterra, la Croazia e l'Italia, per adesso, e dopo si aprirà anche ad altri paesi europei. Questo progetto è stato accettato per la prima volta dalla città di Novigrad e Cittanova, che è la città che per la prima volta è diventata il progetto pilota di tutta la Croazia, e ha coinvolto nella sua città anche altri enti, cioè l'ente turismo, quattro alberghi, parchi tematici, scuole, eccetera. Quindi è un progetto che si sta molto allargando e che avrà un bel futuro. Sudionici regate u Novigradu su boravili do subote navečer, pa su im domaćini priredili niz sadržaja kojima su ih animirali i zabavili. Najprije na zajedničkoj večeri trebalo podijeliti priznanja i nagrade po kategorijama, te najboljim posadama s područja Venecijanske lagune. Ukupni pobjednik regate bila je drilica Le Pelican, koja je u Novigrad stigla još ujutro u 7 sati 39 minuta. Io regatavo tanti anni fa, adesso mi fa piacere ritornare a essere una volta primo. Adesso abbiamo ricominciato a regatare, non sono più giovanissimo, però è sempre bello, insomma, essere soprattutto in mezzo alle barche, in mezzo al mare, al vento, alle onde. Nagradu Premio Challenge i trofei Marco Bohème za tri pobjede u nizu, koja se dodijeljuje samo jedriličarima iz Venecijanske lagune, dobio je brod Blue X. La regata è stata molto bella, perché abbiamo trovato sempre vento altalenante, 8-10 nodi, niente. Noi abbiamo avuto dei problemi tecnici con le vele, per cui praticamente abbiamo girato la boa, però dopo praticamente abbiamo messo tutto in ordine e siamo riusciti a recuperare e ad arrivare secondi in pratica. Non ce l'aspettavamo, perché praticamente era stato un disastro prima della boa, però comunque ci siamo divertiti. Mnogi od Venecijana dolazili su u Novigrad, posjećivali ga i družili se sa ovdašnjim prijateljima i kada je regata mirovala nekoliko godina zbog izgradnje nautičke marine. Obilazili su dobro poznate restorane, novigradske plaže i uživali u gostoprimstvu ovog gradića koji im je prirastao srcu. U znaku tog velikog prijateljstva proteklo je i ovogodišnje izdanje Transadriatike, koje još jednom spojila ljude i dvije obale Jadranskog mora. Tijekom boravka u Novigradu, sudionike 35. Transadriatike dočekala je navečer na živopisnoj gradskoj rivi Mandraču velika gurme manifestacija Njam Njam Fest, posvećena novigradskoj kapešanti, odnosno školjki Jakobove kapici, u kojoj su i sami uživali.